Nel corso degli ultimi anni si sono avute delle importanti novità nel campo della terapia antidiabetica. Abbiamo avuto l'immissione in commercio di nuove classi estremamente promettenti per il controllo della patologia diabetica e contemporaneamente è stato sviluppato anche sempre un maggiore interesse nelle possibili interazioni della terapia antidiabetica con il sistema scheletrico. Tra le nuove classi dobbiamo dire che sicuramente gli incretinomimetici, i farmaci basati su questo ormone che è il GLP-1, in particolar modo dagli agonisti recettoriali del GLP-1 e gli inibitori della DNVB4, mostrano degli effetti estremamente promettenti, attualmente confermati con studi in vitro e in vivo. Ovviamente però mancano di consistenti tra gli clinici randomizzati che possano confermare su ampia scala l'importanza di questi farmaci. È stata d'altra parte anche per alcune categorie di farmaci valorizzata la possibilità di effetti extraglicemici, in particolar modo ossei negativi, soprattutto per quanto riguarda gli SGLT2 inibitori, che sembra essere soprattutto però legata a speciali categorie di pazienti, quelli con un'età avanzata e con compromissione della funzione renale. Sostanzialmente abbiamo quindi un trattamento antidiabetico che deve essere scelto in maniera oculata e non esiste una classe di antidiabetici orali, un singolo farmaco antidiabetico orale che vada bene per tutti i nostri pazienti. È importante da questo punto di vista la scelta clinica basata sul quadro clinico generale del nostro paziente.